Bentrovati a Sport News. Dopo la brillante parentesi ai campionati mondiali svoltisi a Belfast in Irlanda del Nord, gli atleti della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali sono tornati in campo nelle competizioni di casa per le sfide che interessano il tiro alla fune. Lo scorso weekend il centro sportivo Filippetti di Zola Predosa in provincia di Bologna ha ospitato la Coppa Italia Indoor per le categorie 600, 640, 680 kg. In tutto si sono affrontate 18 squadre suddivise così: 4 per la 600 kg, 6 per la 640 ed 8 per la 680. Le formazioni in gara rappresentavano diverse associazioni sportive dilettantistiche di tutto il territorio nazionale. La Polisportiva Cavalcata dell'Assunta di Fermo, la SD Cobra sempre di Fermo, la Polisportiva Bella Torres di Monteurano, la Polisportiva San Rocco 2001 di Faenza, l'Associazione Socioculturale Sportiva Lubrensis di Massa Lubrense, la SD Tiro allo Fune Valtellina di Morvegno, la SCD Black Bull di Camaiore. Nella categoria 640 kg, gradino più alto del podio alla formazione dei Cobra di Fermo, secondo ai marchigiani di Bella Torres e terzo ai campani del team Lubrensis. Per la categoria 680 kg a primeggiare la formazione dei Cobra di Fermo davanti ai Bella Torres di Monteurano, sesti i ragazzi della cavalcata dell'Assunta Fermana. Nei giorni scorsi si sono svolte a Bardonecchia, in Piemonte, le gare dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics di sci alpino e snowboard. Dal 12 al 16 marzo scorsi, 250 atleti con disabilità intellettive provenienti da ogni parte d'Italia hanno sfidato i propri limiti, offrendo a chiunque li avesse osservati un punto di vista diverso in grado di evidenziare le loro capacità. Giovani atlete e atleti hanno dimostrato così tutta la loro bravura e sono stati i migliori testimonial di un messaggio inclusivo attraverso lo sport, di cui gli atleti Special Olympics sono i primi portatori e che va a beneficio della comunità intera. Tra i partecipanti anche la tolentinate Alessia Mancini, accompagnata dalla mamma Laura Ferrari, che ha partecipato sia al gigante che allo speciale, fermandosi ad un passo dal podio. Infatti, in entrambe le gare è giunta al quarto posto. E con quest'ultima notizia sportiva è tutto per questa edizione odierna del TG. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.